Mentre il procuratore generale degli Stati Uniti fa partire un'indagine sulle irregolarità del voto, il segretario di Stato Mike Pompeo fa saltare in aria i pennivendoli di big media, dichiarando che il governo è pronto ad un trasferimento senza intoppi dei poteri dalla prima alla seconda amministrazione Trump. Big media e big tech, i signori dell'informazione digitale, non riescono a fermare la crescente ira popolare crescente. Dopo un primo tentativo di imporre con tutti i mezzi la non esistente elezione presidenziale di Joe Biden, lo Stato profondo USA si rende conto di non aver convinto o intimidito nessuno. I piccoli dittatori dell'informazione digitale si sono stretti intorno a Biden, uno dei massimi azionisti ed ex amministratore delegato di Google, il clintonista della prima ora Eric Schmidt, si stava autocongratulando per aver conquistato il ruolo di zar dell'alta tecnologia sotto Biden. Nel team di transizione di Biden c'erano già l'ex pezzo da 90 di Facebook, Jessica Hertz, e il capo lobbista di Apple, Cynthia Hogan, e così via. Jack Dorsey di Twitter e Mark Zuckerberg di Facebook avevano già chiarito di essere pronti a bloccare le ultime vestigia della libertà di espressione, arrivando a censurare a tempo pieno il presidente Donald Trump. Ma la possente macchina di manipolazione e il lavaggio del cervello non riesce più né a intimidire né a convincere. Un'ondata di fredda rabbia e determinazione, un'ondata veramente emergente dal basso e spontanea, sta spazzando via quelli che una volta erano i generali della guerra dell'informazione. Manifestazioni contro la frode, Stop the Steal, stanno emergendo in tutto il paese, prima ancora che la macchina organizzativa di Donald Trump abbia il tempo di prendere contatto con migliaia di focolai di resistenza. Le manifestazioni, le sfilate di automobili e nelle zone di mare di barche e barchette con bandiere pro-Trump fatte a mano stanno terrorizzando i bidenisti. L'ondata antifrode si manifesta su tutto il territorio, al punto che i vari leader repubblicani che si preparavano a tornare al compromesso al duopolio con i democratici hanno dovuto fare velocemente marcia indietro ed ora la situazione è completamente aperta. Piccole manifestazioni sono in corso in tutti gli Stati Uniti, mentre si stanno preparando le grandi dimostrazioni, come quella di sabato 14 di novembre, la Million MAGA March di Washington. La Casa del Sole ha voluto andare a vedere di prima mano come prende forma la protesta. Abbiamo mandato il nostro corrispondente a seguire passo per passo l'organizzazione di una delle varie manifestazioni contro la frode. Nel filmato che vi presentiamo potete seguire un gruppo di americani nella zona di Washington che è passato al teatro di strada. Hanno preparato pezzo per pezzo il necessario per creare costumi e gli accessori per un gruppo di pirati, i pirati di Biden, specializzati nel rubare voti e nel far votare i residenti nei cimiteri. Su una cosa, tutti i pirati e i passanti che sfidavano la pioggia erano d'accordo. Questa è la più smaccata frode elettorale nella storia degli Stati Uniti d'America. I pirati principali sono Joe Biden e Kamala Harris, ben impressionati da due dei manifestanti. L'11 novembre è stata una giornata di pioggia torrenziale che ha bloccato le dimostrazioni dei bidenisti e di vari gruppi pro-Trump, ma non ha fermato i pirati. Sotto la pioggia sferzante hanno cantato le loro canzoni piratesche e hanno fatto uscire i voti da una bara, il tutto davanti alla Corte Suprema, dove quasi sicuramente verrà risolta la crisi provocata dalle innumerevoli irregolarità che hanno falsato il risultato delle elezioni. Per la Casa del Sole TV, Umberto Pascali, da Washington. Siamo qui di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti con Del Gaudio, che ha organizzato questa dimostrazione di pirati contro la frode elettorale. Mr. Del Gaudio, can you explain to us what these people are doing here, dressed as pirates in front of the courthouse in a day of terrible rain, which people are scared home? What's your idea? Well, our idea here is to, of course, dress as pirates. We're at the Supreme Court, and we're kind of acting the way Joe Biden and his supporters are acting. We're stealing ballots. We're ripping up Trump ballots. We're only letting Biden votes vote. You can see we have a casket there. We have a dead man with the casket. We're having dead people voting. And we're kind of mocking the fraud that is occurring on the part of the Biden campaign. There have been over 8,500 affidavits filed, I think this morning. There are 11,000 incidents of documented of fraud. In one town, Philadelphia, they have over 400,000 ballots that came after the election, which
the state legislature has been upheld by the Supreme Court. In other states, you can't vote after Election Day. If the ballot arrives after Election Day, you cannot vote it. You can process it, and there's a backlog of processing, but that's not the same thing as ballots coming after the election. And what can you say to our viewer, to the Italians, who read on the media, see on TV, Biden has been elected president, Trump is out, there is no fraud. What can you tell them? We have 3,000 miles of property here in the United States. We have 50 states. The media will not tell you the truth. Alaska is for Trump, but they won't put it on the TV reports. The media will not tell you. Alaska is a long distance from here, but it went for Trump, and you're not going to hear about it. North Carolina just came out for Trump yesterday. These are certified returns. Mr. Trump has many votes. We don't know who has won the election yet. And in the case of Pennsylvania, Philadelphia in particular, there are hundreds of thousands of illegal ballots which are going to be disqualified. And the Supreme Court has made it clear in other cases that illegal votes are not legal. And what will happen now? We know there is a big demonstration on Saturday, the MAGA Million Men demonstration in Washington, D.C., and there are demonstrations all over the place that the media does not report, right? Yes, there are on YouTube, on Twitter, on Facebook. They delete these videos. Videos like this, where there are people getting together and celebrating Trump and condemning Joe Biden, because that's what we're here for, to condemn Joe Biden. We know we're not real pirates, but we are dramatizing the pillaging and the wrongful fraud that's being perpetrated. So there are a lot of rallies, a lot of people getting together, a lot of people out in the streets, and we will not be run over by the Biden fraud machine. Large number of Americans believe that there was a fraud, despite everything the media say, they remain convinced. Is that true? Yes, we believe that it was a fraud, and that's why we're out here. And there'll be a million people here Saturday, and there are people demonstrating yesterday. And I was at a rally with 10,000 people on Sunday. It sounds like the Trump supporters are demonstrating every day. Thank you, Mr. De Gaudio. Good luck. Thank you for having me. Good afternoon, sir. We are here in front of the Supreme Court, and there is a demonstration. I think you have some idea of what the American people are thinking now, while the election are still going, not finished. Yes, we are to stand up for truth and honesty. As Christians, we are to be the salt of the earth and shine our light on darkness. And darkness has overcamped America through election fraud, through tyranny, through wickedness. And we have to stand up and say, no, you can't steal the election through voter fraud, through dead people voting, through phony ballots, through ballots that have black magic markers and black ink pens. You can't steal this election. You think that is, American people understand that there was a fraud? That's what they think? American people are waking up to this fraud, although the news media is running operations against the American people, telling them that there is no corruption. They are lying to the people. The news media is lying. We need honesty and truth to stop this corruption. Okay. Thank you very much, sir.